Natura e paesaggio nel Valdemone, questo è il nome del calendario ambientale 2018, giunto ormai alla sua 7ª edizione, presentato questa mattina a Palazzo Zanca alla presenza dell'assessore Nuovi Stili di Vita, Daniele Ialacqua. L'incontro con la stampa questa mattina è stata anche l'occasione per stilare un bilancio delle attività svolte dalle numerose associazioni che da anni si impegnano a sensibilizzare la cittadinanza sull'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile. In prima linea nella promozione del calendario 2018 l'associazione Centro Educazione Ambientale Messina Onlus. Diverse le tappe importanti che hanno visto protagonista il CEA, dal piano di interpretazione ambientale del sistema delle 32 riserve gestite dal Dipartimento Azienda Foreste Demaniale della Regione Sicilia nell'ottobre 2009, alle conferenze in FEA del 2012 e 2015, alla firma della Carta di Roma e della Carta di San Vito Lo Capo, oltre che alla promozione e diffusione della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea. I CEA costituiscono un punto di riferimento per la cittadinanza, le scuole, le agenzie educative, gli enti locali e le aziende che vogliono confrontare le proprie competenze con i temi della sostenibilità. Una parte dei CEA è gestita da associazioni ambientaliste come WWF, Lega Ambiente, Lipu, Mare Vivo. Alcuni di questi, ciascuno con una propria metodologia nel proporre i temi legati alle scienze naturali, all'educazione ecologica, alimentare, alla salute, alla legalità e allo sviluppo sostenibile, nel 2009 si sono raggruppati per istituire l'associazione Centri per l'Educazione Ambientale della Sicilia, formata da soggetti legalmente costituiti che operano in ambito regionale nel campo della formazione, educazione, promozione, informazione e comunicazione ambientale.